Ciao a tutti, siamo Brigilda. Io sono Yuri e lei è Giulia Sofia. Abbiamo entrambi frequentato il Federico Frezzi di Foligno. Io ho fatto il liceo linguistico. Io invece ho fatto il liceo classico. E poi abbiamo intrapreso la carriera universitaria. Yuri. Sono medico. E io sono infermiera e attualmente lavoriamo entrambi in Germania. Più di 15 anni fa, anche noi, come voi, ci ritrovavamo nella vostra stessa condizione a dover decidere che superiori scegliere, quale percorso fare e avevamo anche noi i nostri dubbi, le nostre paure. Quello che vogliamo dirvi è che è un passo importante e mentre le medie vengono scelte dai nostri genitori in base alla vicinanza da casa, le superiori sono una nostra scelta, quindi fatela in base a quello che vi interessa e a quello che veramente vi piace e anche se magari i voti non sono magari ottimali. Esatto, a quelli che non hanno ottimi voti alle scuole medie, e vorrei dire non fatevi intimidire da questo, perché le scuole superiori si ricomincia tutto da zero e non è detto che con un nuovo metodo di insegnamento non vada molto meglio, ecco. E alla fine per noi la scelta è appunto ricaduta sul Frezzi perché volevamo una scuola che ci completasse e che ci formasse su più aspetti possibili, sia umanistici che scientifici. E ci è riuscita, io credo che la risposta la si trovi quando magari a cena ci ritroviamo a leggere un passo di Ungaretti o un canto di Dante. Oppure quando a cena alziamo il dito e diciamo verrà un giorno, come disse Fra Cristoforo. E noi speriamo che quel giorno per voi sia arrivato, speriamo che facciate la scelta giusta, al di là di quello che poi possono fare i vostri compagni, perché le amicizie si manterranno anche se frequenterete scuole diverse. Quindi vi consigliamo il liceo Frezzi perché è una scuola umanistica che vi forma a 360 gradi come esseri umani. E al di là del percorso di studi che sceglierete dopo, vi renderà delle persone interessanti e capaci di cogliere la bellezza delle cose. Ciao a tutti, sono Alessia Cecconi, 19 anni, a giugno mi sono diplomata presso il liceo classico Federico Frezzi Beavangelo di Foligno e attualmente frequento il corso di fisioterapia presso l'Università di Perugia. Questi 5 anni passati al liceo classico sono stati indubbiamente degli anni impegnativi, ma che ricordo con molto piacere, non solo per i legami che ho stretto con amici e professori, ma anche per le nuove esperienze che ho potuto fare grazie al liceo. In quarto, infatti, ho preso parte a uno scambio culturale, ho potuto ospitare una ragazza di Barcellona e a mia volta essere ospitata. Il liceo classico però non è solo una scuola che dà la possibilità di fare nuove esperienze, è anche una scuola che forma gli studenti a livello umano, che insegna loro come sviluppare un metodo di studio che sia personale ed efficace e che permetta poi loro di affrontare la vita universitaria. Il liceo classico insegna anche come gestire il tempo, insegna come conciliare lo studio e una passione. Nel mio caso, per esempio, praticavo ginnastica ritmica a livello agonistico, di conseguenza passavo molte ore ogni pomeriggio in palestra, ma nonostante ciò non ho mai avuto troppi problemi a conciliare sport e studio. Il liceo classico non è una scuola che preclude opportunità, non impedisce di fare niente, che sia uno sport, che sia suonare uno strumento o anche semplicemente uscire con gli amici. È una scuola che indubbiamente richiede un certo impegno, ma con forza di volontà e determinazione si può fare tutto. È una scuola che dà tanto a livello umano e personale e che mi sento veramente di consigliare a tutti. Ciao a tutti, sono Noemi, ho 18 anni e fino all'anno scorso ho frequentato il liceo classico Federico Frezzi Beata Angela e da quest'anno studio medicina in inglese a Roma.
Allora, il liceo classico sicuramente mi ha aiutato a organizzarmi con lo studio, a ottimizzare il mio tempo, perché comunque non c'era solo lo studio. Andavo a danza ogni giorno e inoltre suonavo il violino nell'orchestra barocca della scuola, che mi ha permesso di partecipare a diversi eventi speciali e importanti anche al di fuori dell'Italia. Una cosa che ricorderò per sempre sicuramente sarà il progetto dell'ONU a New York che, a cui ho potuto partecipare grazie alla scuola e che mi ha fatto capire che l'inglese è molto importante per me e che appunto volevo continuarlo anche per il resto della mia vita. Quindi questo, spero vi troviate bene. Salve a tutti! Sono Barbara, ho 24 anni e sono una ex studentessa del liceo classico Prezzi di Foligno. Non ho mai avuto dubbi su quale scuola superiore scegliere. Mi sono iscritta al liceo classico non solo per la mia predilezione per le discipline umanistiche, ma soprattutto per avere una formazione completa come studentessa e come persona. Attraverso lo studio approfondito del greco e del latino, della filosofia e della storia, della letteratura, ho acquisito grandi capacità critiche. Ho imparato a valutare, a pensare, a ragionare con la mia testa e, badate bene, non è scontato in una società come la nostra, in cui siamo sempre più spettatori passivi di quello che ci capita e che ci viene proposto. Grazie al liceo classico ho anche acquisito metodo, ovvero la capacità di organizzarmi, di gestire il mio tempo e le mie risorse, di pormi obiettivi e di raggiungerli nei tempi stabiliti. Non sono stati soltanto 5 anni di studio. Il Prezzi mi ha permesso di crescere anche attraverso una serie di esperienze diverse, tra cui vorrei ricordare quella delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche. Il quarto anno, infatti, ho partecipato alle finali nazionali di queste Olimpiadi per la sezione latino a Palermo. Sono stati per me giorni indimenticabili in cui sono venuta a contatto con realtà diverse dalla mia, in cui ho potuto conoscere studenti provenienti da tutta Italia, le loro storie, le loro esperienze di studio, e questo naturalmente mi ha arricchito tantissimo, sia a livello di istruzione e preparazione, sia a livello umano. Oggi, dopo aver terminato i miei studi universitari in filosofia a Siena e a Pisa, posso dire con un certo orgoglio che rifarei sempre la stessa scelta. Impariamo a pensare e impariamo a vivere con il liceo classico Prezzi. Ciao a tutti, sono Maria Vittoria Polticchia, una studentessa al secondo anno del corso di laurea in giurisprudenza italo-francese e soprattutto un'ex alunna del liceo linguistico Federico Prezzi di Foligno. Questo liceo per me si è rivelato fondamentale, innanzitutto perché mi ha permesso di individuare quelle che sono le mie ambizioni per il futuro e poi perché in un secondo momento mi ha concretamente permesso di accedere a quello che è il mio attuale corso di studi. La mia esperienza al liceo linguistico è stata sin dal primo momento molto positiva. Ho trovato infatti le lezioni molto stimolanti ed interessanti sin dal primo anno. E questo è accaduto anche grazie al contributo dei nostri professori, che sono stati molto competenti e, essendo appassionati loro in primis alle materie, chiaramente hanno saputo trasmetterci un grande interesse e una grande curiosità nei confronti di quest'ultime. Materie che non erano soltanto quelle di indirizzo, bensì anche quelle umanistiche e scientifiche. Un unicum del nostro liceo sicuramente è stato il fatto che fossimo sin dai primi anni incoraggiati a partecipare a degli stage linguistici e culturali all'estero, che sono stati fondamentali non solo da un punto di vista umano per la nostra crescita personale, ma soprattutto perché ci hanno permesso di consolidare le competenze linguistiche che abbiamo gradualmente acquisito a scuola nel corso degli anni. Per me poi è stata imprescindibile sicuramente la possibilità di accedere al corso ESABAC, che è un ulteriore indirizzo del liceo linguistico che prevede l'approfondimento del metodo di studio francese che viene applicato a delle discipline come ad esempio la storia. Chiaramente questo è utile perché non si acquisisce soltanto un diverso metodo di studio che gli studenti possono trovare più efficace o che magari è più confacente al loro modo di essere e di studiare, ma oltretutto esercitare, applicare questo metodo a materie come la storia, che di solito vengono trattate solo in lingua italiana, permette un ulteriore approfondimento della lingua francese. Questo per me è stato molto utile
perché senza il metodo ESAPAC e senza la lingua francese non sarei riuscita a partecipare a un corso di studi internazionale come quello che frequento. Difatti al momento ho la possibilità di studiare diritto italiano e francese e a partire dal prossimo anno sarò una studentessa dell'Università della Sorbona di Parigi. E molto spesso si dice che le lingue siano fondamentali per gli studenti, soprattutto al giorno d'oggi, ma può risultare questa una frase fatta. In realtà io ci credo fermamente, perché per me è stato indispensabile lo studio delle lingue, perché mi ha aperto infinite porte e un ventaglio di opportunità a livello internazionale, e per questo sarò sempre grata al nostro liceo. Ciao a tutti, sono Aurora di Arcangelo e sono uscita l'anno scorso dal liceo classico Federico Frezzi. Per me il liceo classico è stata una scuola molto formativa perché oltre ad avermi insegnato un metodo di studio mi ha aiutato moltissimo nell'organizzazione dello studio all'interno della giornata. Per me cosa particolarmente importante perché sono una pallavolista professionista, gioco in Serie B e quindi organizzare lo studio era la cosa più importante per poter mandare avanti tutti i miei impegni. Ad oggi frequento la facoltà di infermieristica, questo anche per dirvi che lo studio delle lingue classiche è un valore aggiunto e non preclude alcuna scelta universitaria, anzi vi posso garantire che la maggior parte delle persone che hanno frequentato il liceo classico ad oggi frequentano facoltà scientifiche. Buona scelta! Ciao a tutti, mi chiamo Caterina Falcinelli e nel 2013 mi sono diplomata presso il liceo classico di Foligno. Successivamente mi sono trasferita a Roma per iniziare la mia carriera universitaria in scienze politiche e relazioni internazionali, culminata poi con una laurea magistrale in economia per lo sviluppo. Sin da subito ho cercato di conciliare le mie esigenze universitarie e quindi lo studio alle mie più grandi passioni, viaggiare, fare nuove esperienze, ma soprattutto affrontare nuove sfide. Mi sono infatti trasferita per motivi di studio in Spagna, poi in Argentina, a Buenos Aires, e ho iniziato anche le mie prime attività lavorative, sempre in Argentina e poi successivamente presso l'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Dopo la mia laurea mi sono trasferita a New York per svolgere un tirocinio presso l'UNDP, ovvero il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Questa esperienza mi ha permesso di entrare nell'ambito delle organizzazioni internazionali al quale tuttora appartengo. Infatti ho iniziato a lavorare per una agenzia dell'Unione Europea che si trova a Riga. Sicuramente il liceo classico mi ha dato gli strumenti necessari per poter affrontare in modo maturo ma anche corretto lo studio universitario e credo che sia il liceo che più dia la possibilità allo studente di poter prendere una decisione riguardo il suo futuro attraverso la vasta gamma di materie affrontate. Ciao a tutti, sono Samantha. Io ho frequentato il liceo classico Federico Frezzi con indirizzo sperimentale Brocca. Dopo aver conseguito il diploma nel 2010, ho deciso di intraprendere la carriera universitaria verso gli studi naturali ambientali. Ad oggi sono un tecnico ambientale e mi sto specializzando in fitoterapia. Sono qui a dirvi quanto sia importante lo studio delle lingue classiche anche in ambito scientifico, poiché nel quotidiano ho a che fare tutti i giorni con la classificazione delle piante che hanno proprio una nomenclatura in latino. E ad oggi collaboro con un laboratorio di uno dei più grandi gruppi farmaceutici in territorio umbro, per cui sono qui a consigliarvi questa scuola. E a garantirvi che non è assolutamente uno svantaggio aver fatto gli studi classici, ma anzi può essere solo un vantaggio sia a livello universitario che personale, ma anche soprattutto a livello lavorativo. Spero facciate la scelta giusta. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Matteo Verzari, sono un ex studente del liceo classico Federico Frezzi di Foligno. Mi sono diplomato l'anno scorso, nel 2020, e che dirvi? La mia scelta è stata alquanto inaspettata. Inizialmente propendevo molto per il liceo scientifico, poi per una cosa o per un'altra mi sono ritrovato a settembre sul banco di fronte a un insegnante di greco. E nonostante la mia spropositata passione per le materie scientifiche, in particolar modo per fisica, devo dire che non ho alcun rimpianto. Ad ogni modo, devo confessarvi che anch'io all'inizio ero titubante a causa di tutto ciò che si diceva sul conto di questa scuola. Ovvero che
bisognava studiare tanto, che bisognava mettere da parte le proprie passioni, i propri passatempi preferiti e dedicare tutto allo studio. Sono tutte scemenze, non dategli retta. È vero anche che avevo compagni di classe che studiavano molto, ma erano coloro che miravano sempre ad avere un'altissima media. E poi lo sappiamo tutti che ovviamente chi vuole eccellere al classico e in tutte le altre scuole deve sapersi impegnare e sacrificare. D'altro canto io di certo non ero così e nonostante sia uscito con buonissimi risultati sono sempre riuscito a conciliare la scuola con un altro impegno che ho sempre avuto, il conservatorio. Devo dire che i professori si sono sempre mostrati comprensivi, ma soprattutto mi hanno sempre aiutato. Quelle volte in cui, ad esempio, non riuscivo a studiare per un qualche impegno molto importante che avevo con la musica. E, infine, posso dirvi che il liceo classico mi ha dato tantissimo. Non tanto dal punto di vista di conoscenze spendibili in una qualsivoglia carriera universitaria, ma soprattutto a livello personale. Il liceo classico è un viaggio. Un viaggio attraverso la storia e tutto quello che l'uomo ha fatto di meraviglioso. Un viaggio di fronte al quale nessuno può rimanere indifferente. E poi, che devo dirvi? Andare in Grecia, leggere, saper leggere, poter leggere i segnali stradali, ovviamente senza capire nulla, è una gran figata. Così come utilizzare l'alfabeto greco per fare qualche scemenza, scrivere il proprio nome, cose simili. Prendete il classico. Non ve ne pentirete.